Covid, direttore generale dell'ASL Volpe. Ripresi i vaccini over 80, attendiamo l'esito sull'AstraZeneca. Vaccini, unità di crisi della Campania, lunedì 120.000 dosi Pfizer. Una donna ruba in un supermercato, arrestata dai carabinieri. Pattinodromo, via libera della Giunta al progetto di recupero e riqualificazione. Calcio, Benevento, Inzaghi prepara la sfida dello Stadium contro la Juve. TV7 ha incontrato il direttore generale dell'ASL Benevento, Gennaro Volpe, per fare il punto della situazione relativa alla campagna vaccinale a Benevento e nel Sannio. Tanti gli argomenti affrontati nel corso dell'intervista realizzata da Alfredo Salzano, in attesa dell'esito da parte dell'EMA rispetto al vaccino AstraZeneca che arriverà nella giornata di giovedì. Ascoltiamo cosa ha dichiarato il direttore generale. Per quanto riguarda le vaccinazioni, in questo momento noi stiamo vaccinando tutti gli ultra ottantenni, abbiamo solo vaccino Pfizer a disposizione, quindi finiamo la prima fase degli ultra ottantenni entro fine settimana. Ci mancherà da fare le dosi complete, quindi prima e seconda dosi, a più di 7.000 ultra ottantenni. Quindi avverrà la prossima settimana? Sì, da settimana prossima a metà settimana, in modo da poter chiudere tutta l'operazione ultra ottantenni nell'arco di 4-5 settimane. Dopodiché passeremo ai fragili. Per quanto riguarda l'AstraZeneca, noi siamo sereni, tranquilli, aspettiamo che l'EMA domani ci dia il via libera per poter continuare, quindi terminare sia la parte delle forze dell'ordine, sia ultimi casi proprio per quanto riguarda il personale scolastico. Ecco, si è detto che sulle persone che sono state oggetto di somministrazione da parte di AstraZeneca, l'ASL sta effettuando un monitoraggio. In che cosa consiste? C'è la farmacovigilanza attiva per quanto riguarda queste persone a quale è stato somministrato l'AstraZeneca. I due lotti che sono stati bloccati dalla Sicilia e dal Piemonte sono stati verificati se ci fossero stati degli eventi avversi. Devo dire che non c'è stato niente di importante, cefalea, febbre, ma niente veramente di importante. Ecco, veniamo un po' ai numeri come tasso di incidenza dei contagiati rispetto anche alle altre province e a quello che si registra in Campania per il nostro territorio. Ieri c'è stato un importante incontro alla presenza del prefetto, abbiamo fatto il punto della situazione provinciale. Quello che emerge dai dati è che la provincia di Benevento in questo momento, come incidenza nell'ultima settimana di positivi, rimane al di sotto della media regionale, precisamente un 175 in confronto ai 288 della regione Campania. La situazione è da monitorare e da tenere sotto controllo, in particolare ci sono una decina di paesini che vanno oltre la media regionale, li teniamo attenzionati con i sindaci in modo da poter fare subito delle azioni. Non siamo preoccupati in molti questi, che sono pochi casi, però fanno incidenza perché sono paesi piccolini. Due o tre paesi teniamo sotto controllo, con i sindaci ci sentiamo tutti i giorni, abbiamo concordato con il prefetto e con le forze dell'ordine, che ringraziamo veramente sempre per il loro supporto, teniamo sotto controllo in modo da poter fare subito delle azioni preventive e non far scoppiare focolai. Ecco, per gli over 70 di cui si è parlato pure la scorsa settimana? Gli over 70 si sono prenotati alla giornata di ieri più di 7.000 persone. Però per quanto riguarda l'over 70, torniamo all'Astra. Se abbiamo il via libera ci organizzeremo con tutte le forze che stiamo mettendo in campo, che sono tante, però riusciremo subito a partire una volta che abbiamo il nulla osta per quanto riguarda l'Astra, fermo restando che finiamo prima le due altre categorie, quelle delle forze dell'ordine e quelle del personale scolastico. Benissimo, per chiudere a proposito di AstraZeneca, se dovessero bloccare, per chi ha avuto la somministrazione e quindi tra 80 giorni avrebbe dovuto fare e dovrebbe fare la seconda, questa è una domanda da Mike Bongiorno. Aspettiamo indicazioni da parte di EMA. Okay. Io sono fiducioso perché da quello che leggo, da quello che sento in questo momento, anche alla luce della nostra esperienza, sono tranquillo e sereno che è un vaccino che può essere somministrato, però logicamente questo è quello che vedo io dai numeri e dagli eventi avversi che si sono. Logicamente ci sta un'agenzia europea e un'agenzia italiana del farmaco che daranno le indicazioni giuste.
L'unità di crisi della Regione Campania si è riunita per un'analisi complessiva della situazione pandemica e per l'aggiornamento del piano vaccini. In Campania è stato vaccinato circa il 90% del personale scolastico e il 95% del personale sanitario. Attualmente, si legge nella nota, è in corso e sarà intensificata la campagna vaccinale per gli ultraottantenni e gli ultrasettantenni. Parallelamente è già partita la campagna vaccinale riservata alle categorie fragili come da protocollo ministeriale con il vaccino Pfizer. Lunedì ci sarà la prima significativa salita di consegne di dosi Pfizer. È previsto l'arrivo di circa 120.000 dosi, una svolta positiva rispetto al quantitativo di 49.000 dosi che abbiamo ricevuto nell'ultimo mese ogni settimana. Lo annuncia Ugo Trama, uno dei responsabili dell'unità di crisi della Campania sul Covid-19. È la prima consegna, spiega, di un quantitativo che dovrebbe rimanere in salita, come annunciato anche dal commissario nazionale Figliuolo. Ancora alto il numero di contagi giornalieri in Campania, calano invece i pazienti Covid ricoverati. Sono 2.665 nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore, 632 nuovi positivi risultati sintomatici, i tamponi analizzati sono 22.392, la percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati nelle ultime 24 ore è pari all'11,90%. 33 morti e 2058 guariti nelle ultime 48 ore. Sono 688 i tamponi esaminati dall'ASL Sannita nelle ultime 24 ore, di cui 105 risultati positivi, 9 sintomatici e 96 asintomatici, 34 guariti. Sono 81 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati presso l'ospedale San Pio, uno in più rispetto alla giornata di martedì. Si registrano anche 2 dimissioni. Degli 81 ricoverati, 55 pazienti sono sanniti e 26 di altre province. Il TAR della Campania ha integralmente accolto le eccezioni e le osservazioni presentate dalla provincia contro la paventata realizzazione di un impianto di compostaggio rifiuti per la produzione di compost a Sassinoro. Lo comunica il presidente della provincia, Antonio Di Maria. Questi, sin dal suo insediamento in carica, aveva infatti manifestato il suo personale orientamento e quello dell'ente, tutti contrari alla realizzazione di questo impianto. A giudizio di Di Maria e degli esperti incaricati dalla provincia, tale infelice allocazione avrebbe potuto creare danni alle aziende presenti nell'area e pregiudicare la salubrità delle acque raccolte nel vicino invaso artificiale, vanificando così gli sforzi messi in campo dalla stessa provincia e dalla regione per la valorizzazione di una diga così importante, sia ai fini turistico-ambientali che per il soddisfacimento delle esigenze idriche, potabili ed irrigue del Sannio e non solo. Gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal capitano Francesco Casale, hanno condotto una brillante operazione che ha consentito di smascherare l'autore materiale del deposito nei pressi del cavalcavia denominato Viadotto delle Streghe, di 38 fusti in plastica della capacità di 25 litri ognuno, contenenti residui di liquidi utilizzati per il lavaggio di autoveicoli. Il trasgressore, per la violazione contestata, dovrà effettuare la rimozione dei rifiuti, che dovrà avvenire a mezzo di ditta specializzata e con l'utilizzo del previsto formulario. I carabinieri sono intervenuti presso un supermercato ad Arpaia, sito lungo la strada statale Appia, dove era stato segnalato un furto al suo interno di alcuni generi alimentari. I militari infatti hanno individuato, fermato e controllato una donna che all'interno della propria borsa aveva alcuni prodotti senza pagarli. Pertanto la donna, 32enne, proveniente dal campo Rom di Napoli Secondigliano, è stata dichiarata in arresto con l'accusa di furto aggravato e trattenuta presso le camere di sicurezza della caserma dell'Arma a disposizione dell'autorità giudiziaria. In attesa del giudizio direttissimo. La giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato il progetto definitivo di recupero e riqualificazione del pattinodromo, dei locali destinati al centro sociale e dell'area verde circostante la scuola Giovanni Pascoli, da destinare a parco. L'intervento, che prevede una spesa di 1.500.000 euro, rientra nel programma integrato Città Sostenibile. È stato inoltre approvato il progetto Biblosky per la partecipazione al bando della Regione contributi alle biblioteche di ente interesse locale, al fine di ottenere un contributo economico per il miglioramento dei servizi della biblioteca comunale e principalmente per la catalogazione, inventarizzazione e archiviazione del patrimonio documentale secondo gli standard dell'ICU.
La giunta comunale di Benevento ha espresso solidarietà all'assessore Alfredo Martignetti per gli atti vandalici recentemente subiti, auspicando che non siano da ricollegare alla sua attività amministrativa. Ricordiamo, nel giro di alcuni giorni la vettura dell'avvocato, una Volvo SUV, è stata oggetto di danneggiamenti alla carrozzeria e agli pneumatici da parte di ignoti, episodi che l'assessore comunale ha denunciato opportunamente ai carabinieri di Benevento, che stanno indagando su quanto accaduto. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, aderendo all'iniziativa promossa dal presidente dell'ANCI, De Caro, alle 11 celebrerà la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus, indossando la fascia tricolore e osservando un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana esposta a mezz'asta all'ingresso di Palazzo Mosti. Il CONAPO, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco di Benevento, ha proclamato lo stato di agitazione. La situazione logistica e organizzativa del comando è diventata insostenibile, malgrado ogni sforzo da parte dell'organizzazione sindacale nel rispetto delle corrispondenti prerogative con la dirigenza del comando. Nello specifico, ribadisce il segretario provinciale Cavuoto, purtroppo rileviamo che ci si scontra con un atteggiamento da parte della dirigenza che è stato sinora, se non ostile, sicuramente sordo alle nostre richieste e osservazioni. Nonostante tutto questo, abbiamo sempre offerto disponibilità e collaborazione e qualsiasi forma di progetto per non abbassare il livello operativo del comando e anche per facilitare il superamento di questo periodo molto difficile dovuto al Covid. Come cittadino italiano e come medico, sono orgoglioso della candidatura ufficiale al Premio Nobel per la Pace 2021 dei medici, infermieri e operatori sanitari italiani. Così il presidente dell'OMCEO di Benevento, Giovanni Pietro Ianiello. Da Oslo continua, è arrivato il via libera a quello che comunque si concluderà è il più importante riconoscimento dell'immenso lavoro svolto da tutti gli operatori della sanità italiana in uno dei momenti più tragici della storia recente. Un grande riconoscimento per lo straordinario impegno e sacrificio offerto dagli operatori sanitari italiani nel fronteggiare in prima linea il Covid-19, incuranti dei gravi e talvolta mortali rischi corsi nello sforzo di salvare la vita di tante persone. L'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebene Fratelli di Benevento, già all'avanguardia da anni per il trattamento con green laser e resum dell'ipertrofia prostatica, del trattamento con laser ad olmio, della calcolosi urinaria, ha introdotto una nuova e modernissima tecnica per la diagnosi precoce del tumore della prostata. Sono state infatti eseguite nei giorni scorsi dall'unità operativa di urologia del Fatebene Fratelli di Benevento, diretta dal dottor Agnello Russo, coadiuvato dai colleghi Ferravante, Castelluzzo e Di Domenico, le prime sedute di biopsia prostatica con la metodica innovativa Fusion. Questo procedimento comporta dei benefici rispetto alla biopsia prostatica tradizionale: minor numero di prelievi biotici con riduzione delle complicanze, maggiore sensibilità della diagnosi di tumori più aggressivi, necessità di dover eseguire meno biopsie nel corso del tempo e migliore valutazione della gestione chirurgica del paziente affetto da neoplasia prostatica. Prosegue con tanto entusiasmo il nuovo progetto Art Joe Air Design Salon, uno staff di professionisti dello stile coordinato da Arthur Tufo e Giovanni Pirozzolo, sempre aggiornato sulle tendenze e sulle mode, che sa esaltare ogni tratto e sfumatura della personalità, prendendosi cura dell'integrità del tuo capello. Per info e prenotazioni 342-5274-535. Art Joe Air Design Salon è in via Cumpa Ponticelli numero 8 a Benevento. Nutro è la linea di Cotril, è studiata per nutrire i capelli secchi. Come si evince dal nome, nutre in profondità i capelli trattati e sensibilizzati, conferendo setosità senza appesantire. La sua formulazione è basata su 3 estratti oleosi naturali, che sono l'olio di olivo, l'olio di equiseto e l'olio di monoi, che hanno proprietà nutrienti e idratanti. T-Bolli è un trattamento a base di trioxi, è una sinergia di proteine e di cheratina formulato per lisciare e rafforzare la struttura del capello. È composto da acido gliossilico, cheratina naturale e antiossidante, che creano un mix perfetto per un capello sano, forte e pronto a tutte le necessità. Hyalurox di Cotril è un vero e proprio trattamento di chirurgia estetica per capelli con un'innovativa formulazione che è ricca di acido ialuronico. Diciamo che il cuore di questo trattamento è il Prodigy Serum, ossia è un siero che si applica
ciocca per ciocca con un'apposita siringa. Questa agisce sul capello in modo prodigioso, ristrutturandolo proprio dall'interno. Volevo rinnovare un saluto a tutti i nostri clienti e tutti i clienti nuovi che ci seguiranno, ma in particolare un saluto al nostro consulente Cotril, che è Francesco Pinto, che ci sta seguendo a 360 gradi su quello che è la formulazione di prodotti e trattamenti per offrire sempre il meglio ai nostri clienti. Anniversario speciale in Casa Benevento. Si festeggiano i 15 anni della presidenza della famiglia Vigorito. Una lunga storia di passione, impegno, dedizione, sacrifici, gioie e sorrisi. Oggi come allora, sogni, emozioni e sfide da vivere insieme, dentro e fuori dal campo, uniti da un amore giallorosso senza confini. In occasione dei 15 anni alla guida del Benevento sono stato sommerso da testati di auguri ricchi di affetto che mi hanno veramente commosso e quindi mi corre l'obbligo di ringraziare tutti accomunandoli in un grande abbraccio e un ringraziamento che estendo anche ai tanti che non hanno avuto la possibilità di raggiungermi direttamente. Così il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito. Sono stati messaggi di partecipazione, di incitamento che mi hanno fatto rivivere questi primi 15 anni giallorossi trascorsi insieme. Sono stati anni di immensa gioia, interrotti da inevitabili giorni meno felici che resteranno impressi per sempre nella mia vita, nella certezza che vivremo insieme ancora tanti momenti indimenticabili. Vorrei abbracciarvi uno a uno, ma lo faremo quanto prima, appena sarà finita questa prigionia, in una serata particolare di ringraziamento per essere usciti da questo lungo tunnel del Covid. Il Benevento prosegue la preparazione al match di domenica pomeriggio allo Stadium di Torino. Sul rettangolo verde dell'Imbriani, giallorossi, dopo la consueta fase di riscaldamento, sono stati divisi in due gruppi che alternativamente hanno svolto lavoro di forza in palestra e cambi di direzione sul campo. Gli allenamenti continuano, in programma una sessione mattutina. La Juve è tornata ad allenarsi alla Continassa dopo due giorni di riposo. I bianconeri hanno cominciato a preparare la sfida di domenica contro il Benevento allo Stadium, l'ultimo impegno prima della sosta per le partite delle nazionali. Quadrado sarà squalificato, Sandro è da valutare dopo lo stop durante la gara in Sardegna. Si attendono notizie da Bentancur, che resta ancora positivo al Covid. Tra gli indisponibili ci saranno anche Diabala e Demiral, i quali puntano al rientro per il derby contro il Torino il 3 aprile. Il Torino batte 3-2 e rimonta il Sassuolo nel recupero della 24esima giornata di Serie A disputato allo Stadio Olimpico Grande Torino. Al doppio vantaggio degli emiliani con la doppietta di Berardi, a segno al sesto e al 38esimo, replicando Zaza, autore di una doppietta al 77esimo e al 92esimo, e Mandragora all'86esimo. In classifica i neroverdi restano fermi all'ottavo posto con 39 punti, mentre i Granata salgono a quota 23 in 17esima posizione, a 3 punti dal Benevento, con una gara da recuperare con la Lazio. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.